premesso che considero la cosa chiusa, no? Perché io speravo che a questo punto la cosa fosse definita, però è chiaro che c'è stato tutto un movimento di persone dal punto di vista sociale che hanno fatto capire la loro non volontà di andare avanti in questa direzione, anche se la ritenevo un servizio utile per la città, e quindi bisogna anche tener conto di quello che le persone dicono e di quello che la popolazione chiede. Seconda cosa, effettivamente anch'io mi sono un po' fermato quando ho visto l'aspetto della legge regionale veneta che non è proprio così chiara come per esempio lo è quella lombarda, e quindi sarebbe giusto fare degli approfondimenti su quelle che sono le distanze dalle scuole, tanto per dire un esempio concreto. C'è il problema che ci si lamenta tanto che l'aria che respiriamo è già molto negativa e molto avvelenata, anche se non è vero, ma comunque anche quello è un altro aspetto. Ma poi soprattutto effettivamente anche io mi sono fermato, perché la gestione di un impianto così impegnativo richiede anche una manutenzione costante. L'impianto sono sicuro che era un ottimo impianto, però poi c'era tutto il problema della gestione. Essendo in project, anche questo non ha aiutato, perché per la gente il project non è una cosa buona, perché il privato magari fa più gli interessi della propria azienda che non quelli pubblici, per cui c'era anche un po' di preoccupazione che magari la manutenzione dell'impianto negli anni decadesse un po' della sua qualità. Per cui il problema è che quello è un bel impianto se viene manutentato in maniera precisa e regolare. C'era anche questo aspetto che non ho tirato fuori perché non mi pareva corretto, ma anche questo mi ha fatto riflettere. Tutta una serie di considerazioni che mi hanno portato a dire: siccome non è una cosa indispensabile, era utile ma non è fondamentale, possiamo vivere anche senza tempio crematorio, la gente ha detto non lo vogliamo e allora non lo facciamo, anche in rispetto democraticamente di quella che è l'opinione del pubblico.